Dipingi d'arancione la tua città perché se chiudi col razzismo ti si apre un mondo. Sono gli slogan della 10ª giornata contro il razzismo presentata oggi in Comune a Piacenza. Dal 17 al 23 marzo sono in programma numerose iniziative. L'invito è rivolto a tutti. Palazzo Farnese si colorerà di arancione e chi vorrà potrà seguire l'esempio con il proprio abbigliamento o con un lenzuolo alla finestra. Sono previste inoltre proiezioni di cortometraggi contro le discriminazioni, punti gioco e riflessioni rivolte ai bambini, un concorso dedicato al mondo della scuola e una camminata aperta a tutti organizzata da Corri per Piacenza, in programma giovedì 20 marzo alle 19 dal pubblico passeggio. Stamattina erano presenti proprio alcuni rappresentanti del mondo sportivo piacentino per testimoniare a favore dell'integrazione. Il razzismo è stupido, il razzismo è fuori dai tempi, il razzismo è il figlio povero del pregiudizio e chi vive di pregiudizio gioca in difesa e quindi perde. Io credo che il vero significato di questa settimana sia quella di far capire che dove c'è pregiudizio oggi non c'è niente che possa dare positività alla nostra collettività, perché semplicemente perché, ripeto, siamo fuori dai tempi con tutto ciò che è stasi, con tutto ciò che è immobilismo, con tutto ciò che è difesa di un esistente che in realtà non è così. A Piacenza abbiamo una popolazione che ormai per il 20% è composta da minoranze straniere, quindi forse sarebbe anche il caso, fatti debiti distinguo, e penso quindi alle questioni di legalità, ma anche queste sono trasversali, sarebbe il caso di cominciare a smetterla di parlare di stranieri e magari, come fanno in Spagna, parlare di nuovi cittadini. E intanto la provincia di Piacenza ha aderito al progetto elaborato dalla Regione Emilia-Romagna che prevede l'attivazione di uno sportello provinciale antidiscriminazione. Lo sportello, recentemente attivato, ha sede negli uffici di via Mazzini 62. È aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 17.